Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Como Parma, ottava giornata del campionato di Serie A. Tra poco le parole del nostro allenatore Fabio Pecchia. Cominciamo dal giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Fabio, hai recuperato all'ultimo i tifosi? Hai recuperato anche qualcun altro? Beh, il recupero, bisogna dirlo, bisogna dare atto a tre coraggiosissimi che hanno fatto il ricorso, bisogna fargli complimenti e noi ci auguriamo ovviamente di avere i nostri tifosi al seguito, così come è stato molto bello vederli così numerosi a Bologna. Per i giocatori forse abbiamo perso qualcuno dalle nazionali, però poi il resto, sì, Osorio, e poi il resto insomma tutti abili. Senti, questa è una partita, si dice, dicono quelli i bravi, che tutte e due le squadre sono propositive, che tutte e due le squadre giocano bene a calcio, ma con filosofie diverse. Sei d'accordo? Ecco perché si può giocare a calcio in tanti modi, si può vincere in tanti modi, ognuno sviluppa quello in cui crede di più. Siamo due squadre che vogliono giocare in maniera differente, qualcosa c'è di diverso. Ecco perché ne ho detto anche in settimana che domani sarà una bella partita, perché ci saranno due squadre che vogliono mettere sul campo le proprie qualità. Per certi versi era anche quello che ci è capitato a Bologna, affrontavamo una squadra con un'idea molto chiara, molto precisa, e ognuno se l'è giocato con le proprie armi. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di fare questo, per ognuno scende in campo per vincere le partite con le proprie armi. Ritornando un attimo alla situazione della squadra, hai lo stesso dei dubbi o le tue scelte sono quasi obbligate a seconda dell'infermeria, di chi recupera, di chi è stato bene, di chi è stato via? Ma è chiaro, c'è sempre il dubbio, ma questo non è normale, è con noi, il dubbio deve essere con noi, ci accompagna per chi fa questo mestiere. È chiaro che anche le scelte sono dettate dal momento individuale di tanti ragazzi che sono stati fuori in giro per l'Europa, ritornano, e questo è devo tenerne conto, perché vengono da anche con partite ravvicinate. E quindi a parte Osorio, ma tutti gli altri comunque sono stati in giro, quindi questa è una considerazione che va fatta. Guglielmo Truppo, Parma Today. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ben trovato. Sono state due settimane lunghe, corte, come le ha vissute Pecchia queste due settimane? Ma adesso insomma questa sosta, ce ne sarà un'altra e poi si parte, perché avere queste soste ovviamente a noi poco conveniente, perché noi abbiamo tanti giocatori fuori e devi sperare sempre che riescano a giocare e tornare poi nelle migliori condizioni. Quindi dentro qui a Collecchio sono state molto positive, perché i ragazzi hanno lavorato molto bene e non è semplice lavorare avendo una partita lontana ogni volta a 15 giorni. Però c'è sempre un occhio, un'attenzione per quello che succede fuori, perché avere 6, 7, 8 giocatori che vanno fuori poi è una percentuale alta per noi della rosa, per cui quello che è vissuto qui sotto il mio controllo, sotto il nostro controllo, abbastanza molto molto come dire, fiducioso e con una giusta applicazione. Di solito quando, adesso non siamo proprio nel vivo del campionato, non so se si può considerare neanche inizio, però sono passate un po' di partite, 7-8 partite, si fa tipo tendenzialmente un primo bilancio. Lei è in linea con quello che aveva previsto, che avevate programmato, a che punto è il suo Parma? Al netto poi di quello che diceva lei, 6-7 ragazzi fuori. No vabbè, questo è che dire, vedere la squadra giocare in questo modo, siamo anche con le aspettative, oltre le nostre aspettative, perché è una squadra che non si è snaturata, e quindi se uno deve analizzare la squadra in ogni partita, affrontando squadre con strutture, con giocatori, con
con esperienze diverse, noi ce la siamo sempre giocata, quindi questo è assolutamente un dato molto positivo, perché la squadra ha continuato a fare le cose che sa fare. Chiaro che in tante situazioni uno ha il rammarico, perché in alcuni momenti le partite che vanno vinte bisogna portarle a casa. Ci sono dei momenti in cui le cose girano in un altro modo. Quando giochi male, io credo che il campo, è giusto che uno perda le partite, però quando la squadra ha giocato bene, ha avuto il giusto atteggiamento e poi i risultati ci sono scivolati di mano, questo è il rammarico più grande. Quindi se uno, insomma, deve fare un bilancio, forse, anzi sicuramente il campo dice che potevamo prendere qualcosa in più. L'ultima, in settimana, mi riferisco a quella precedente, diciamo che c'è stato qualche rumor poi smentito comunque. Io vorrei capire, visto che è anche la prima occasione, no, di poterne parlare direttamente con lei, le ha dato fastidio essere messo così, ma anche da alcuni giornalisti, nettamente in discussione? Se ha parlato con la società, perché ripeto, la società poi ha fatto comunque rientrare la cosa, però dal suo punto di vista come legge questa situazione? No, a me quello che mi ha dato più fastidio è alcune falsità che sono state tirate fuori in questi 15 giorni, non è tanto poi queste voci, questo fanno parte, accompagnano il cammino di ogni allenatore, però quando alcune cose che non hanno riscontro nella realtà, questa è una cosa che mi dà assolutamente fastidio, perché riportare cose fuori che non hanno riscontro reale, questa è una cosa che è da assolutamente condannare. Poi tutto il resto è poco pertinente per il momento, per cui il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di Como. Francesca De Vincenzi, Parma Press 24. Ciao, buongiorno. Ciao. Anche Bologna è finita in 10. Hai lavorato su... sto scherzando, ovviamente la butto sul ridere. Hai detto qualcosa in particolare in queste due settimane, così un po' più di tempo per lavorare? No, questo l'ho detto. Ecco, questa è una cosa, finirle in 11 sarebbe già un buon passo, perché è evidente che tutto questo pesa poi anche sul rendimento, sul risultato, soltanto perché non possiamo concedere così, per come sono venute le situazioni, però ancora maggiore attenzione da parte nostra. Prima dicevi con le nazionali qualcuno l'abbiamo perso, così c'è qualcosa che non sappiamo, mancherà qualcuno? No, beh, questo è già usorio non averlo dentro e perdere ancora, considerato il reparto, con cercati in queste condizioni, lui fuori, avere un giocatore in meno, considerato sempre un difensore centrale e con tutte le possibilità, insomma, che una partita può, o le esigenze, e quindi questo è evidente che crea un disagio, ma la squadra ancora una volta è richiamata, tutti noi, a fare sempre qualcosa di più. Che Como ti aspetti? Loro hanno un rendimento così un po' altalenante, sono una squadra un pochettino a due facce, dovevano essere la rivelazione, sono partiti un po' storti. Che squadra ti aspetti? Una squadra arrabbiata, una squadra combattiva? La loro intendo, cioè. Ma questo non lo so, è evidente che siamo comunque due strutture e con visioni, al di là dell'identità di gioco, ma con due neopromosse, ma che non possono essere assolutamente paragonate, perché è una visione, una filosofia totalmente diversa rispetto alla nostra. Noi siamo totalmente il gruppo dello scorso anno e loro hanno cambiato molto, innanzi forse solo due degli 11 sono quelli vecchi di quelli che hanno fatto la Serie B. Quindi questo capita a tutti, di avere gli alti e bassi, questa è la Serie A, e anche per loro che hanno giocatori di una certa esperienza, quindi sì, è vero, una partenza in un certo modo, ma nelle ultime partite ho visto una squadra che ha trovato una sua stabilità e che è molto chiara e molto, molto precisa in tutto quello che fa, giocatori di qualità, abbinata a una buona dose di gioventù, ma anche con grandi giocatori di esperienza, quindi in grado anche di poter gestire la partita. Detto questo, poi la gara va giocata, e va giocata ovviamente, per quanto mi riguarda, da parte nostra, in un certo modo. Certo. Lorenzo Fava, Sport Parma. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Si parlava dei difensori, allora visto che non c'è ovviamente Circati e non c'è anche Osorio,
Del Prato nell'ultima settimana ha sempre fatto il centrale, a Bologna nel secondo tempo ce l'eravamo detti anche in conferenza stampa, ottima prestazione del capitano. Ci sono anche due giocatori nel reparto centrale che ancora non abbiamo visto, Leoni e Valenti. Sì, sì, ma non siamo scoperti, ma io questo lo dico, non è che non abbiamo uomini, però io preferisco avere tutta la rosa a disposizione, questo è perché alza il livello anche degli allenamenti. C'è Valenti che riprende, che recupera, che sta bene, che può essere anche pronto per giocare, anche lo stesso Leoni, che è stato in nazionale, è tornato, mi sembra anche in buone condizioni. Ma detto questo, giocheremo con due centrali, questo sì, non sono le condizioni di inventare nulla, perché ho giocatori in quella posizione. È la seconda sosta, e dopo la prima sosta Suzuki era squalificato, questa volta no, torna da un viaggio lungo come succede anche con Osorio, che tendenzialmente nelle statistiche non vedeva il campo quando tornava da oltreoceano. Anche questa volta Osorio non giocherà per un infortunio. Questa volta non vede neanche al pullman per partire. Invece Suzuki, che arriva dall'altra parte del mondo. Ma Suzuki, anche con lui bisogna fare le giuste valutazioni, al di là della differenza del ruolo, anche dell'età. Però quello è una valutazione che mi piace fare non solo per lui, ma un po' per tutti quelli che sono stati fuori, e vedere com'è la loro condizione fisica, ma anche e soprattutto mentale, perché le partite che giocano in nazionale comunque per loro è anche uno spreco di energia, e quindi si può accumulare anche una fatica mentale che così a vederla, insomma, si fa fatica a valutarla. Quindi, valutazione individuale per ognuno. Ieri Fabregas in conferenza ha detto che questo Parma gli piace molto, ha almeno 4 giocatori di grande qualità, quindi ha espresso elogi per la sua squadra. Io le chiedo invece, lei cosa ne pensa di Fabregas come allenatore? È sotto gli occhi di tutti, vede una squadra che ha un'idea precisa, è vero che anche l'anno scorso ha lavorato prendendo una squadra e l'ha portata poi a una promozione, e ha le idee chiare piace confrontarmi, soprattutto ovviamente confrontarmi sul campo, e chiaramente perché vedo un allenatore al di là dell'età e con delle idee molto chiare, molto precise. Giancarlo Ceci. Buongiorno. Buongiorno. Senti, che differenza hai notato fra il Como dello scorso anno, che è stato affrontato in Serie B, e quello di quest'anno? Intanto è cambiato a vederli in 9/11, e quindi parte strefezze e Cutrone, poi tutti i giocatori sono nuovi, e ancora più chiara. Anche l'anno scorso è una squadra che voleva giocare, che voleva essere affidarsi al possesso palla, è una squadra quest'anno ancora più caratterizzante, soprattutto nella seconda parte con l'ingresso di Paz, è diventata una squadra ancora più di palleggio, una squadra di qualità. Paz che tornerà caricato a 1000 dopo aver esordito con l'Argentina, ma il Parma con il Como è una sfida tra neopromosse, quindi è una squadra il Como che cerca di fare molto possesso palla, compatta, fisica, aggressiva, ha vinto più tech di tutta la Serie A. Come si contrasta una squadra così? Noi dovremmo pensare ad avere una gestione della palla ancora più veloce, e quello che abbiamo fatto a Bologna con un obiettivo ancora più chiaro di quando di entrare con molta di essere verticali, ma di entrare, di attaccare gli spazi per andare a fare gol, perché poi quando loro hanno la palla sono bravi, e lì dobbiamo stare compatti e lavorare tutti insieme, lavorare da squadra ancora di più, perché ci saranno tanti momenti in cui bisogna correre, bisogna farlo insieme.
Con le ultime partite ha sempre schierato la stessa squadra, non ha cambiato mai neanche un undicesimo. Ed è la squadra che ha assunto praticamente evidentemente una precisa fisionomia. Gioca come noi, come il Parma, 4-2-3-1. Ecco, saranno decisivi i duelli individuali? Ma quello poi alla fine è sempre così, in ogni partita il giocatore è un po' più... bisogna affidarsi alla qualità per vincere le partite, ma la qualità fino a se stessa non ti permette di vincerle, bisogna essere giocatori, ma come squadra, provare a giocare un calcio, cercare di giocare a calcio sfruttando la qualità, ma avendo un'intensità dal punto di vista mentale che deve andare oltre i nostri limiti, ma questo deve valere per il Como, Bologna, poi ci sarà l'Empoli, per ogni partita. Tommaso Rocca, Parma Live. Buongiorno mister. Buongiorno. La mia impressione nelle ultime gare è che gli allenatori avversari abbiano provato a limitare il più possibile la prima impostazione di Bernabé. Se ha avuto la stessa impressione e se può studiare soluzioni alternative sia per il suo smarcamento e anche magari per cercare di trovare alternative in prima impostazione ed evitare il più possibile i rilanci lunghi. Però Bernabé, è vero che l'hanno contrastato, ma Bologna ci ha permesso comunque di sviluppare, di giocare e di liberarlo. Lavoriamo anche su questo, chiaramente lo sappiamo che è un giocatore che può essere un punto di riferimento per gli avversari, che può essere aggredito, tante volte è marcato uomo, ma dobbiamo trovare, ovviamente ci stiamo lavorando per trovare soluzioni, per sviluppare un calcio e anche in situazioni del genere, quando tante squadre vogliono venirci a prendere uomo su uomo. Ha parlato del talento di Nico Paz, che sicuramente è il fulcro per il gioco offensivo del Como. Potrebbe essere una soluzione, come abbiamo visto in alcune partite, provare già da subito a partire con il vertice basso e il centrocampo a tre? Beh, noi già, questa è una soluzione, ma deve cambiare assolutamente. Sono dettagli, perché i miei sono in grado di farlo in corsa, durante la partita, senza cambiare, senza grossi stravolgimenti. Negli anni scorsi in situazioni di emergenza sono usciti ragazzi come Balog e Circati, e adesso ovviamente, come ha detto lei, ha alternative in difesa, ma volevo chiederle se c'è qualche ragazzo della primavera magari che in corso di stagione può, secondo lei, ritornarle utile? Mi piace seguire la primavera, mi piace avere un contatto diretto anche con Corrent, mi piace andare a vedere le partite dei ragazzi, diverse volte vengono sul campo, ma noi già abbiamo una squadra di giovanissimi, abbiamo inserito già Anas, io credo che se ci sarà qualche giocatore questo non me lo farò scappare, mi piace tenerli in considerazione. Vincenzo Bellino, testata Derby. Mister, buongiorno. Buongiorno. E ben trovato. Io mi collego alla questione dei nazionali. In una recente intervista il CT dell'Ungheria lo ha elogiato per l'ottima crescita che ha avuto sotto la sua gestione Balog. Lo stesso CT della Nazionale Spalletti ha parlato del fatto che se i giocatori rendono bene in nazionale poi possono rendere bene anche con i club. È vero che le soste danno fastidio agli allenatori dei club che si trovano a gestire comunque dei gruppi numerosi, però ecco, lei insiste molto soprattutto sul fatto che il Parma è una squadra multiculturale, quindi la relazione, magari il feeling tra la nazionale e il club, cosa può dare ai giocatori e al collettivo? Ma questa è una grande cosa, ma io perché per loro anche ritornare a casa a giocare, vestire la maglia, c'è grande entusiasmo, ma è giusto che sia così, io non ci trovo nulla di male, anzi è chiaro. Per noi allenatori è bello averli sempre, però è una grandissima cosa vedere i propri giocatori, anche un manto per il club, che insomma giocano chi nell'Ungheria, nella Romania o nella Francia e nella Svezia. E io spero tanto in Simonsson, che possa andare insieme in nazionale svizzera, perché quest'anno sta facendo un grande campionato. E detto questo, ritornare per loro nel loro paese e giocare per me è solo entusiasmo. Quando ritornano è solo un bene, se ritornano sani.
È ancora presto per guardare la classifica, però guardando quello che ha prodotto il Parma in questa prima parte di campionato è una classifica un po' bugiarda. Io sono del parere, ho avuto la sensazione che questa è una squadra che in quasi tutte le partite è stata croce e delizia di se stesso, con tutto il rispetto per gli avversari, però ha lasciato sempre il campo con i rimpianti. Le porto l'esempio di Koulibaly che entra col Cagliari, dopo due minuti rimedia un'ammonizione, poi fa quell'assist a Mann, a Bologna fa un grande primo tempo e poi l'ingenuità pesa nell'arco dei 90 minuti per il risultato finale. Quindi al di là dei meriti e demeriti degli avversari è un Parma che spesso paga a caro prezzo i propri demeriti. Ma io questo tutto rientra in quello che l'ho chiamato un po' la fase di assestamento per tanti ragazzi, per i nostri, che per loro è l'approccio alla Serie A, perché hanno dimostrato di saper fare le cose, di saper gestire i momenti, di saper gestire i cartellini gialli in 60 partite, 70 partite, 80 partite in Serie B. Tutto quello sta succedendo e lo vogliamo valutare un caso o la capacità di stare dentro. Quindi a me fa piacere vedere la squadra che ha voglia di giocare, di entrare per vincere, preferisco sempre vedere questo. È chiaro che poi ogni tanto vincere la partita anche quando uno non merita non sarebbe male, perché veramente abbiamo raccolto molto meno. Grazie a tutti, a domani per Como Parma.